Boh, siamo in diretta. In tutto questo sono io quello che deve parlare e deve presentare. Allora, aspetto un secondo che arrivi l'audio anche a loro. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti, benvenuti in questo 14esimo episodio, puntata, insomma, di forum nel senso di mondo calcistico, non forum quello più famoso. Oggi parliamo di calcio in generale perché abbiamo un ospite che è del mestiere. E abbiamo appunto Giovanni Zichella che saluto. Ciao a tutti, buona serata. Poi man mano scopriremo anche meglio per chi non conoscesse Giovanni cosa ha fatto e quindi capiremo meglio la sua carriera e il suo percorso per ovviamente fargli le domande. Quindi invito anche voi chi ci seguite a fare domande inerenti a quello che è il mestiere dell'allenatore, soprattutto visto che comunque siamo tutti tifosi di diverse squadre, quindi fuori dall'ambiente calcio. Saluto anche chi sta con noi chiaramente come ospiti abbiamo appunto Alberto, Ciao a tutti e piacere Giovanni. Ciao. Antonio, Ciao, buonasera Giovanni. mondo che resta silente ma esiste, è No, ci ancora lì. sono, ci sono. Ecco. Però Ciao la mia anima gemella ormai, Roberto. a tutti, salve mister. Ciao, E infine Simone, chiaramente. ciao. Ciao a tutti, buonasera. Allora, spezzo il ghiaccio io e voglio fare subito una prima domanda a Giovanni. Voglio fare una domanda inerente, visto che ho guardato un po', ho spulciato un po' il tuo curriculum e ho visto che hai allenato sia prime squadre che squadre giovanili. Quindi, proprio da questa cosa qua, volevo capire quale fosse, dal punto di vista di chi allena, chiaramente, la differenza sostanziale tra allenare una giovanile e invece una prima squadra. Ma la differenza più grossa è che quando alleni i giovani lo devi fare perché devi avere passione per questo sport, passione per questo lavoro. Io l'ho fatto per 19 anni al Torino, al settore giovanile, ho fatto tutte le categorie e poi a un certo punto ho deciso di provare con gli adulti. Però quando alleni i giovani, non alleni con l'obiettivo di arrivare la domenica e di vincere la partita. Alleni i giovani perché devi migliorare il singolo e portare i calciatori in prima squadra. Quindi c'è un aspetto formativo per quanto riguarda i giovani che è prioritario. Allora, è sempre calcio, ma sono due sport ben distinti, nel senso che uno deve produrre calciatori, l'altro deve vincere la domenica, altrimenti ti succede come è successo a me quest'anno a Teramo. Quando le cose non vanno bene ti mandano a casa. Mentre quando tu alleni i giovani, l'obiettivo, il tuo lavoro lo si vede dopo 2 o 3 anni, quando i calciatori, noi al Torino dovevamo produrre calciatori da portare in Serie È anche ciò che è mancato all'Italia ultimamente, questa formazione dei giovani. A. Ok. Sì, allora qui c'è da essere o veri o finti, nel senso che. Se devo rispondere come rispondono tutti gli altri, bisogna dire che no, la differenza sta proprio poi alla fine, nel momento in cui tu vai a fare gli adulti, hai una notorietà, hai uno stipendio, hai una situazione ben definita. Quando fai giovani, lavori sempre nascosto. Con stipendi, inutile nasconderlo, molto bassi, e quindi ti costringono a un certo punto ad andare a fare gli adulti. A differenza di tanti anni fa, e ti parlo non troppo, vabbè, io sono entrato al Torino che avevo 24 anni perché ho iniziato a allenare molto presto perché ero scarso a giocare a calcio e quindi a 20 anni allenavo già lì questi piccolini e poi ho fatto un'amichevole col Torino al Philadelphia, non quello di adesso, quello vecchio, ricordo di aver perso 8-0 contro quel Torino lì. A un certo punto il responsabile di allora, l'avvocato Cottolino, mi disse: se si libera un posto ti porto al Torino. Vabbè, dai, sono quelle cose che si dicono, no? Perché quasi per ospitalità, no? Siamo venuti là, ci avevano preso due ragazzi liberabili, un po' di al Torino. E invece è successo così. Il primo di settembre l'avvocato mi ha chiamato e da allora in poi io ho iniziato a fare l'allenatore professionista. Questo è il mio modo di iniziare. Perché hai deciso di metterti in proprio? Allora, fino a quando sono stato al Torino per 19 anni, sinceramente, i primi 10 anni era calcio veramente importante, nel senso che
era anche più semplice. Forse in Italia eravamo 5-6 squadre negli anni 90 che facevamo il settore giovanile veramente. Ricordo che la Juve aveva 2-3 squadre e faceva solo la Sisport, non faceva neanche la Juventus. Tolto noi l'Atalanta, tolto la Lazio, tolto faceva qualcosa la Roma già di importante, quindi era anche più facile prendere i giocatori più bravi in Italia. Noi avevamo sempre i giocatori più bravi in Italia. Dal 90 al 93 al 94 noi portavamo come in media dai 10-15 giocatori tra i tutti gli anni. E poi è cambiato il settore giovanile, cioè nel senso che è cambiato perché si dà pochissima importanza al settore giovanile. La federazione ti obbliga a farlo, ma alla fine sono poche le squadre che veramente lo vogliono fare per crescere il singolo calciatore. E poi cominciavano veramente gli stipendi ad abbassarsi, niente nascondersi dietro un dito. Quindi uno poi decide che se ha famiglia da mantenere deve andare in aria adulta. Questo è brutto dirlo, è crudo, ma è la verità. No, in realtà. Però, appunto, hai detto una cosa interessante, che insomma è obbligatorio in qualche modo avere il settore giovanile, la federazione spinge in tal senso, però poi sono pochi i club che veramente valorizzano i giovani. Può esserci un discorso legato al fatto che i club più piccoli abbiano una certa attitudine a far questo, piuttosto che quelli grandi che focalizzano molto di più l'attenzione sulla prima squadra, che porta più soldi chiaramente anche al business? Sì, allora, io fossi il presidente di una società piccola o grande, sotto il giornale lo farei bene, però ti ripeto, prenderei già istruttori bravi, quindi istruttori. Io ricordo, allora, una cosa, vabbè, non voglio andare nello specifico sui stipendi, sulle cose, perché non è bello, però io guadagnavo quasi il doppio nel 90 di un operaio della Fiat, per allenare i pulcini. Cioè, adesso uno dice, ma è assurdo, invece è la realtà, perché noi avevamo una squadra solo di pulcini, uno di esordienti, uno di giovanissimi, uno di allievi, e poi avevamo 6 o 7 squadre. Però 6 o 7 squadre, ogni squadra formata da 16 giocatori, e se ti dico la formazione, che ne so, che io avevo nei giovanissimi, una formazione giovanissima, ti posso dire che in porta avevo Marchetti, terzino sinistro Balzaretti, davanti giocavano Calaiuolo e Quagliarella, avevo Martinelli difensore, cioè ti sto dicendo dei giocatori che adesso stanno ancora giocando a calcio. Quindi avevamo delle formazioni, quando noi giocavamo con i parietà, sempre professionisti come noi, finiva sempre 4-5-0. Noi dovevamo giocare con le professioniste un anno in più, perché altrimenti non c'era partita. Ecco cos'era il Torino degli anni 90. Addirittura. Quindi vuol dire che il Torino lavorava bene in tal senso, e quindi altre squadre magari no. No, nel senso che eravamo una delle poche che lavorava, le altre non le facevano, cioè non facevano tutto. Poi è logico che se si mette a fare il settore giovanile Juventus, si mette a fare il settore giovanile Milan, l'Inter, a livello economico... Sì, chiaro. Sì. Quindi la teoria del non ci sono proprio giocatori giovani bravi non è proprio vera. Ma secondo me ci sono sì adesso, come c'erano allora, ci sono adesso. Secondo me è difficile anche allenare il giovane. Io un motivo perché circa 10 anni fa, nel 2000, sto guardando sopra che ho tutte le mie cose, nel 2010 sono andato via dal Torino, quindi 9 anni fa, proprio perché insegnare adesso ai giovani non è semplice. Parlo di quando ho iniziato io 20 anni fa, per molti l'allenatore era una cosa importante, un personaggio. Però, a noi non ci chiamavano mister, ci chiamavano col cognome, signor Zicca, ci davano lei. I tempi sono cambiati, lo so, però c'era un rispetto verso l'allenatore che faceva paura. Adesso non c'è più questo rispetto, ed è un problema anche, vabbè, con i grandi, però con i grandi ed è sempre stato così. Invece con i ragazzini, se tu non hai rispetto, se loro non hanno rispetto nei tuoi confronti e non c'è stima, è difficile trasferire le nozioni di calcio. È come quando andavamo a scuola, io mi ricordo benissimo solo degli insegnanti, quelli bravi e severi, il supplente che mi faceva fare quello che voleva e che al momento mi piaceva anche, adesso dico ma dai. Vero, è la stessa cosa che a memoria ricordo quelli più severi che paradossalmente in quel momento mi davano un po' fastidio. Però no, hai odiato, di la verità. Mi davano fastidio, invece... Sì, ok. Quindi mi hanno aiutato. Col senno di poi, insomma... Le cose sono diverse. Volevo fare un'osservazione, perché mentre parli mi vengono in qualche modo gli spunti. Può essere che adesso si parla, prima diceva appunto il nostro admin di mondo calcistico, che in qualche modo non si riescono a trovare giovani validi altrettanto
quanto quelli del passato, degli anni 90, appunto, in cui hai allenato i vari Quagliarella, Marchetti e così via, da molto piccoli. Ci può essere anche che sia cambiato qualcosa dal punto di vista del sistema Italia, inteso nel fatto che molti giovani, quelli che sono adesso giovani, che sono ragazzini, il calcio non lo vedono più come una possibilità di lavoro, non perché non lo sia più, ma perché fanno scelte molto differenti negli anni 90. Insomma, adesso è la generazione dei laureati, insomma, tutti laureati, tutti che cercano di ambire a posizioni lavorative diverse da quelle del calciatore, il calcio è visto più quasi come un divertimento, appunto, e poi finisce a una certa età quando le cose iniziano a essere serie. Può esserci questa cosa secondo te o no? Sì, allora, sono aumentati i calciatori che, cioè no, scusa, sono aumentati i giovani che hanno meno voglia di fare il calciatore, di fare i sacrifici. Calcio okay. È sacrificio, cioè non pensare che uno diventa calciatore, cioè Ronaldo secondo me si allena 26 ore su 24 per essere a quei livelli. Ti faccio degli esempi, io ho allenato calciatori senza fare nomi, bravissimi, che veramente bastava poco per fare i calciatori, e invece adesso sono o in prima categoria. Intanto l'incontro, mister, e io dico, non mi ricordo, perché hanno una panza così, no? Allora dico, non mi ricordo, mi dice, mamma mia, che sono ridotto, no? E invece ti faccio un esempio di un calciatore, no? Un calciatore che con me giocava poco, perché non era un calciatore bravo, però si fermava l'allenamento e diceva, mister, facciamo, voglio migliorare col destro. Io dicevo, due palle, mamma mia, ragazzi. Niente, si chiama Andrea Mantovani, giocato in Serie A nel Chievo Verona. Ah, me lo ricordo bene. Sì, 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 allora, sì, sì. Questo ragazzo, secondo me, non era un giocatore, diceva, questo qua diventa calciatore. E lo è diventato, perché io ho questa mia teoria. Il 10% in Serie A sono calciatori con il talento, il 90% sono costruiti con lavoro loro stessi, perché sono con sacrificio, con passione e l'istruttore giusto che esiste. A me viene in mente, infatti, in tal senso, penso a un giocatore come, visto che io sono tifo Juve, quindi Padoin, è un giocatore che sicuramente non ha il talento di, non so, un Messi o di qualsiasi altro giocatore, però credo che Padoin abbia fatto un percorso tale che l'ha portato a diventare un calciatore della Juventus, quando magari nessuno gli avrebbe dato mezza speranza in tal senso. Guarda, quindi, tutti quelli che lo hanno allenato, io gli ho parlato con un paio di allenatori allenato, loro vorrebbero 11 Padoin, cioè, ecco, se senti gli allenatori di lui parlano tutti benissimo, ecco, quindi non è, infatti, quindi è, però una... guarda, scusa, ti interrompo, io facevo lo stesso errore che forse commettono tanti ragazzi, no? È normale che anch'io avrei voluto giocare a calcio, più bello giocare che allenare, cioè, allenare sono una rottura di scatole che non, ecco, allenare che non fa più. Invece giocare è quello che ti diverte di più, no? Allora, quando io ero ragazzino, forse un po' come voi, dicevo, ma guarda quelli che è scarso, ma guarda quello, ma tecnicamente come fa a giocare quelle. Ecco, poi mi è successo, no, di entrare al Torino, e ogni tanto all'inizio, quando ce la facevo ancora, andavo a fare le partitelle con gli allenatori delle vecchie glorie nel Torino. No, loro sono giocatori, si vede. Cioè, voglio dire, anche solo giocare a calcio tennis con un nome, ti faccio un nome, Giacomo Ferri. Che tutti dicono Giacomo Ferri picchia per noi, ipotesi, no? Invece, vai, piedi. Secondo me in Serie C faceva il trequartista, in Serie A faceva il difensore centrale, però sono giocatori bravissimi, cioè tecnicamente non lasciatevi guardare in televisione dove ci sono i super fenomeni e poi quelli normali, ma quelli normali sono nettamente superiori a noi umani, cioè tecnicamente anche lo stesso Padoin, se tu lo vedi, è fortissimo, sì, sì. Un giocatore importante, però non è all'altezza degli altri, perché lo confrontiamo con un altro molto più forte. Ma infatti è una cosa, in effetti hai pure ragione, cioè hai ragione, è una cosa che ho visto, io ho fatto calcio, ho giocato quando ero piccolissimo, quindi è un discorso molto a parte, però ho giocato a calcetto recentemente, negli ultimi anni, quindi già da adulto fisicamente parlando, e con alcuni che sono adesso in serie A2 di calcio A5, quindi praticamente la serie B, no? E li vedi, vedendoli giocare, dà l'impressione che sia una cosa totalmente diversa, cioè le stesse persone con le quali io giocavo a calcio da piccolino sono le stesse che adesso loro giocano in Serie A2, mentre io non gioco a niente, quindi sono una sega totale, però si vede la differenza proprio tra, cioè, i movimenti, l'intensità, la tecnica, la facilità di passaggio e così via, sono cose che lì per lì, guardando, uno non si pensa, poi quando magari li hai avuti di fianco e vedi la crescita, capisci che tra uno che gioca a calcio del mestiere e uno che pensa di saper giocare a calcio, cioè tipo me, ce ne passa tantissimo. Beh, io ho provato la stessa cosa sabato quando ho visto ballare Del Piero.
Ecco, perché Roberto balla e quindi quando ho visto Del Piero ballare, il professionista si è invertito il ruolo in qualche modo. Ho trovato una roba che so fare meglio di Del Piero, però bello. Vabbè, credo anche altri. Dai. E allora, qualche domanda da parte vostra per Giovanni, così intanto cambio la voce alla live. E io ho una domanda. Posso farla? Beh, certo. Vai. Niente, volevo chiedere al mister, è una sensazione che ho avuto io nel corso di questi anni, se condivide la mia stessa sensazione o meno. Ma dammi del tu, perché sono giovane. Okay. Ok, se condividi la mia stessa sensazione o meno. E ho avuto quasi l'impressione che nel corso degli ultimi anni si badasse anche a livello giovanile più al risultato che alla crescita effettiva dei giocatori, dei calciatori, e che questo potesse limitare un po' la crescita appunto dei giovani fenomeni che potremmo avere e che abbiamo sicuramente, perché la nazionale adesso pian piano si sta ringiovanendo. Ci ho avuto l'impressione che prima, anche perdendo, faccio un esempio, un Viareggio, però poteva essere comunque una buona esperienza di crescita. Da un po' di anni che sembra che se lo si perde sia un fallimento. Perfettamente d'accordo e ti rispondo con i numeri. L'Atalanta, negli anni 90, ogni allenatore che aveva alle sue dipendenze avevano 10 anni di contratto. Quando passava un anno, che non diventavano 9, perché ne aggiungevano ancora uno, diventava di nuovo 10. Per parole, tu lavoravi con una tranquillità perché del risultato non te ne fregava niente. Io in 19 anni di Torino non ho mai vinto uno scudetto, ho vinto tornei, sì, ho vinto, però uno scudetto non l'ho mai vinto. Però posso elencarti tanti giocatori che sono passati da me. E aggiungo questo, negli anni 90 il Torino, nella persona di Gianmauro Borsano, il presidente, a fine anno, ogni calciatore stagionale che faceva l'esordio con Mondonico, che c'era allora, c'era il grande Emiliano in panchina, ci dava un premio in denaro. Quindi a noi, sì, ci interessava vincere, perché poi, voglio dire, quella mentalità vincente gliela devi dare, no, al giocatore che devi produrre. Però a noi interessava più che altro che il giocatore giocasse bene, che stesse bene in campo, che facesse le cose che l'avevamo provato in allenamento, per una sua crescita personale, perché poi doveva diventare calciatore. Perché questa è una mia frase, che la ripeto sempre quando vado a parlare agli allenatori in giro per l'Italia. Allora, i campionati e i tornei passano, perché l'anno prossimo c'è un altro che vince, i giocatori rimangono. Mi spiego meglio. Se io vi chiedo adesso, 3 anni fa, chi ha vinto lo scudetto degli allievi, senza andare a guardare su internet, non so quanti di voi lo sanno, però... Che l'anno scorso, come si chiama la cosa della Roma, che giocava in primavera dell'Inter? Zaniolo. Ecco. Ok, chi si ricorda chi ha vinto lo scudetto l'anno scorso? Quale scudetto? Della primavera? Primavera, Inter. Benissimo. Fra 10 anni, secondo me, di Zaniolo ti ricordi. Dello scudetto la primavera non ti ricordi più. Sì, certo, beh, certo, sono chiaro. Io me lo ricordo perché l'ho seguito, per quello lo so. Ma io volevo portarlo a Teramo, ma non me l'hanno dato, mentre c'ero matto. Che io, tra l'altro, seguendo il campionato primavera l'anno scorso, lo dissi che secondo me l'Inter stava facendo un po' una cavolata a darlo così alla Roma. Per poi per un giocatore come Nainggolan, che è forte forte, però l'età cominciava a non essere più dalla sua. Sì, guarda, io non so se mi avete sentito, commento ogni tanto, adesso che non sto lavorando, commento per Sport Italia le partite della primavera. Sì. La verità, io l'anno scorso non ho visto questo grandissimo calciatore che faceva la differenza nella primavera, cioè ho visto un paio di partite in televisione, a me non mi è sembrato questo giocatore che, ad esempio adesso stanno tutti parlando di Milico, l'attaccante del Torino, perché ha fatto 22, 23 gol, quanti ne ha fatti. Però di lui non se ne parlava, io ho visto una partita al Philadelphia, no? Torino-Inter, di cui il mister Vecchi l'aveva anche tolta prima e secondo tempo per proprio il suo atteggiamento non simpatico verso la situazione. Quindi non avevo visto questo grande campione, però al di là di questo, che secondo me forse gli scocciava quasi giocare in primavera, perché lui sapeva di essere un giocatore sopra la media, no? Quindi... Però è stata veramente una grandissima sorpresa per noi.
Ecco, diciamo che comunque il discorso che facevamo prima io un po' lo porto anche sul discorso dell'Under 23, che secondo me è un discorso molto interessante che ha fatto la Juve quest'anno, e molti hanno criticato la primavera della Juve quest'anno per i risultati, però io, a me piace ricordare che tanti giovani della primavera hanno già esordito nei professionisti grazie all'Under 23. È chiaro che poi magari ci rimette il risultato la primavera, però è più importante la crescita di un giocatore che alla fine il risultato che fa la primavera o l'Under 23 sul campo, insomma. Guarda, io giocatore della primavera adesso in C ne prendo e ti posso garantire che prima di 2 o 3 mesi non c'è un giocatore della primavera che giochi nel campionato di C. Adesso il campionato di C è diventato veramente di una qualità importante. Ho visto. C'è un'intensità veramente importante. Secondo me la Juventus, ma non so se, però un po' ha sottovalutato questo tipo di campionato e si è trovato un attimino un po' corto, diciamo così, e a gennaio ha dovuto impiattare. Infatti è stata la stessa sensazione che ho avuto io, infatti poi prendendo ad esempio Mukulu a gennaio è andato a cercare di salvare Caprecaro, perché c'era oggettivamente il rischio di retrocedere parecchio, aveva fatto giocare Del Favero, che è un buon portiere, ma secondo me era molto acerbo, e infatti poi ha dovuto, le ultime partite le ha giocate anche Nocchi, proprio per questo motivo. Sono convinto anch'io di una sottovalutazione da parte della società Juve al campionato di Serie C. Ma può essere anche forse dovuto al fatto che in primavera, parlo di primavera di una Juventus chiaramente, si imposti il tipo e modo di giocare guardando alla prima squadra, quando in realtà questi uscendo dalla primavera hanno dovuto giocare per l'Under 23 in una squadra di Serie C, quindi praticamente con due contesti calcistici diversi. Secondo me l'errore di valutazione è stato fatto qua. Si è improntata per anni una primavera per la prima squadra, poi si sono presi i giocatori della primavera per portarli in Serie C per questo progetto Under 23. Quindi secondo me è lì che è stata un po' la confusione, in qualche modo, può essere. Ma sono due ritmi diversi, sono due campionati diversi, con tutto il rispetto, adesso io dico... sono sempre molto diretto quando parlo, in questi anni ogni tanto mi sono fatto anche qualche danno, però fa parte del mio carattere, forse è stata un po' la mia forza e un po' la mia debolezza. Quando fai campionato di C trovi gente che deve guadagnare la pagnotta, se c'hai figli, c'è gente a casa, se sei in scadenza c'erano troppe partite, l'anno dopo loro non trovano ingaggio, non hanno lavoro, perché poi non è che in C tutti guadagnano 100-200 mila euro. C'è anche gente che prende 1.200 euro per giocare in C, quindi deve giocare per un po' di anni per quella cifra lì, mentre quando esci la primavera non hai questo problema. Poi alla Juve, insomma, i contratti secondo me in questo caso sono anche abbastanza più alti rispetto a un giocatore normale della C, e sono trovati un attimino un po' spiazzati, perché lì veramente si giocano, come io dico sempre, la pagnotta. Sì, il calcio vero, vero e proprio è nelle serie, insomma, inferiori in qualche modo, perché c'è molto più, c'è la necessità di giocare per vivere, mentre in Serie A è molto più business, conta più il contorno che il calcio, è un prodotto il calcio e niente più, mentre il calcio vero, quello insomma sudato è altrove in qualche modo. No, ma anche in Serie A è il calcio vero, anzi è il calcio verissimo. No, ma io parlo dei ragazzi da primavera che hanno 17-18 anni, sì. Che hanno un buon contratto, che guadagnano anche una cifra importante, e si trovano ad avere una realtà ben diversa. Sì. Ma a livello tattico che differenze vedi tra Serie A e Serie C? Allora, a livello tattico, dunque, il 70-80% delle squadre di Serie C giocano con la difesa, loro dicono a 3 ma è a 5, quasi tutti giocano col 5-3-2, perché l'obiettivo primario è non perdere le partite, almeno pareggiare, perché altrimenti li mandano via. La mia esperienza è che l'anno scorso è iniziata a Teramo, mi hanno mandato via, poi mi hanno richiamato, ci siamo salvati, mi hanno rinnovato il contratto, e poi dopo 5 partite ho 4 punti, quindi più o meno quasi in media che dobbiamo salvarci, e ti mandano via lo stesso. Quindi voglio dire, l'obiettivo è vincere le partite, mentre io ho questa tra virgolette lacuna, ma penso che invece sia una grossa positività, che ho questo passato di 19 anni di Torino, e quindi continuo a lavorare anche nei Serie C, a lavorare sul singolo per migliorare a livello tecnico il singolo, per innalzare il livello tecnico della squadra, e in questo ci va tempo. Vi faccio un esempio: io il primo anno mi sono uscito dal Torino, sono andato in Val d'Aosta
avevamo in Serie B avevamo un budget bassissimo, quasi niente, siamo riusciti a vincere il campionato, ma io le prime tre giornate avevo 0 punti, però. Poi dopo abbiamo vinto il campionato con 86 punti, 92 gol fatti. Quindi voglio dire, bisogna dare il tempo agli allenatori, di quelli che vogliono lavorare sul singolo, di lavorare. Teramo è una piazza esigente con 5.000 persone ogni volta, e quindi non hanno avuto tempo. E anche l'esempio di Gasperini, quest'anno è uscito dall'Europa League in una grande squadra, magari l'avrebbero disintegrato a livello... ma guarda quando è iniziato Gasperini all'Atalanta, se non sbaglio le prime 5 aveva perso, no? Sì, è vero. È andato male all'inizio. Quindi in un posto normale, un posto tipo Teramo ti mandavano via, però vedi, bisogna avere pazienza secondo me, poi... Ci sono tanti casi, dai, anche non so, adesso io sono molto amico perché l'ho allenato Rastelli, allenatore della Cremonese. È stato un momento che sembrava che dovesse mandarlo via, e poi se non sbaglia l'ultima partita fa anche i playoff. Quindi voglio dire, secondo me devi mandare via l'allenatore quando non vai d'accordo col gruppo, quando litigi col presidente, quando i tifosi, ma solo per i risultati secondo me non cambia. Per di più lì a Teramo erano tutti i ragazzini del 2099-98 che mi ero portato io tra Torino, Juventus, Piacenza, no, Milan, Atalanta. Vabbè, acqua passata. Vabbè, stai già cercando squadra comunque. Vabbè, fino al 30 giugno sono stato contratto con il Teramo, però sì, è normale che c'è qualcuno che mi aiuta per cercare squadra, insomma. Adesso stiamo provando qualche C, però non è detto che nel momento in cui insomma la C non la troviamo, qualche D a vincere, insomma, si può anche prendere. Anche se mi balenava anche un nuovo un po' di voglia, ho visto che adesso il campionato primavera 1 è fatto bene, organizzato bene, poi c'è anche visibilità con la televisione di Sport Italia che trasmette tutte le partite, anche fare un campionato primavera non mi dispiacerebbe. È cresciuto tanto anche a livello mediatico adesso il campionato primavera, diciamo che una bella visibilità, cosa che magari prima non c'era. E poi c'è questa moda di prendere gli allenatori a primavera e portarli su. Non si è mai effettivamente vero. Sì, può essere una moda. Comunque l'esempio di un allenatore che è lì da tanti anni, proprio forse perché ha questa mentalità giusta, secondo me, di crescere bene i giocatori, è De Rossi della Roma, che credo che sia 20 anni che sia l'allenatore della primavera. Ma io l'ho incontrato il primo anno, io avevo gli 84 del Torino, lui aveva gli 84 della Roma, dai giovanissimi, c'ha suo figlio dentro tra parentesi, e poi lui io ho perso con lui, non so se erano in quarti di finale gli 80, di proprio, e lui ha vinto lo scudetto con quella squadra lì, e lui è da allora che allena lì a Roma, quindi ti parlo quando gli 84 erano giovanissimi, adesso i giovanissimi mi sembra che siano 2005-2004, 14 anni praticamente, sì. Parliamo di tanti, non diciamo, ma tanti anni fa. Vabbè, sì. Volevo una domanda, sì. Visto che faccio riferimento a lui perché oggi è stato esonerato, che appunto Allegri dalla Juventus, sì. Non è di questo che voglio parlare, voglio invece estrapolare un suo concetto che spesso tira fuori nei suoi discorsi, che è che ai giovani, e mi rivolgo a te appunto perché te con i giovani hai lavorato tantissimo, ai giovani sarebbe meglio insegnare prima la tecnica, cioè far capire ai giovani come si usa la palla, prima che la tattica. Che lui dice che in qualche modo è un po' la rovina della mancanza di tecnica, di talenti nel nostro calcio. Come la vedi questa posizione? Che vanno di pari passo, secondo me. Secondo me, okay. Cioè, mentre gli insegni la tecnica, gli insegni la tattica. Nel senso, ok, te fai così, hai fatto così solitamente con i giovani? Sì, facevo sempre, insegnavo sempre la tecnica in situazioni di gioco, cioè... Voglio dire, in situazioni di gioco intendo dire che ci sia, io la palla e l'avversario, perché se io faccio le situazioni io e la palla non sono dei via alla partita. Allora poi molti mi dicevano, per iniziare è molto meglio, ma no, inizio subito come la partita, cioè voglio dire, io inizio subito, se devo fare il resto del pallone lo stop, lo faccio in presente l'avversario, prima sarà passivo e poi sarà attivo. Perché tanto poi la domenica non mi trovo né cinesi, né birilli, né coni e né gli ostacoli, ma mi trovo delle persone che si muovono. Ok, volevo sottolineare che volevo stire una cosa veloce, che lui ha la foto con Allegri e voi no, che siete juventini.
Ma adesso è libero, quindi si può trovare con più facilità. Ma allora, quella foto lì l'ho fatta l'anno scorso, era dunque noi ci siamo salvati il 5 maggio, e lì è stata per me una sorpresa grandissima, perché cioè noi pensiamo che i grandi allenatori, perché vabbè io sono non neanche normale, insomma, voglio dire, vabbè, ho sempre bisogno di calcio, però sono un allenatore così. I grandi allenatori sono loro, no? E Allegri, io stavo andando a commentare a rinnovo la primavera, siamo in quarto, non so, comunque le fasi finali della primavera, a un certo punto mister, senti, vuoi fare i complimenti, so che la settimana scorsa hai salvato il Teramo. Allegri, allena la Juve, sa che io ho salvato il Teramo. Cioè, hai capito? Qui sanno tutto, cioè questi sanno tutto. C, B, F, H, loro guardano tutto e sanno tutto. E devo essere sincero, sul momento mi ha preso bene, ho detto, possiamo fare una foto, insomma, tanto i tifosi del Toro mi scuseranno. Mi ha fatto i complimenti aspirando la C iniziale. Giuseppe. Complimenti. Simone Inzaghi, fase finale a Vinovo dovrebbe essere Juventus-Roma andata dei quarti, potrebbe essere. Sì, perché c'è un'altra foto con De Rossi, non so come. Quindi Juve Roma 0-0, ritorno 1-0 con gol di Jakupovic. Non mi ricordo, cioè, devo essere sincero. Mi ricordo io. Guardo un milione di partite, poi una settimana guardo tante partite. Io, guardo tutte le partite, meno quella del Serie B di questi di oggi. Però la sto registrando, la guardo dopo. Vai, Albi. Sì, volevo fare una domanda ricollegandomi al discorso di prima della tecnica, la tattica. Tu prima hai detto che negli ultimi anni un po' l'attenzione sul settore giovanile è cresciuta rispetto agli anni 90, che era quasi assente. Però oggi quando si parla di settore giovanile italiano si parla ancora di una certa arretratezza nei confronti magari di quelli di altri paesi. Secondo te, dove andrebbe migliorata la preparazione degli istruttori, il modo proprio di allenare i giovani o qualcos'altro? Allora, dobbiamo fare in modo che il settore giovanile non sia come per il calciatore. Il calciatore usa il settore giovanile per diventare calciatore, per guadagnare i soldi e poi andare a comprarci la macchina grande e andare con le veline, no? Questa è la situazione. L'allenatore sta facendo la stessa cosa. L'allenatore usa i giovani, usa la primavera per vincere e poi andare a fare le categorie importanti. Questo è sbagliato, perché i giovani vanno usati, tra virgolette, per insegnare a giocare al calcio, non per vincere partite per poi io andare a fare l'allenatore grazie alle vittorie dei giovani. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ti dico, vuoi allenare i giovani? Benissimo. Sappi che per i primi 10 anni non puoi allenare gli adulti. Quindi per 10 anni tu ti specializzi qua. Poi se in 10 anni ottieni risultati, perché i calciatori migliorano e vanno a fare i calciatori a categorie importanti, allora vai a allenare gli adulti. Altrimenti smetti anche di... È come che fanno con gli arbitri. Mi sembra che con gli arbitri fanno la stessa cosa, no? Stanno 2 o 3 anni in una stessa categoria, poi se non superano gli esami che qualcuno deciderà, tornano indietro e smettono. E riferimento a questo invece, mister, cioè il calcio italiano è così tanto indietro rispetto invece al calcio estero, al calcio inglese ad esempio, eccetera, o no? Sono due modi di interpretare il calcio. Allora, quando 3 anni fa ho fatto il master, no, a Coverciano, ho deciso di non allenare quell'anno lì, per un semplice motivo. Il master a Coverciano lo vanno a fare chi ha fatto 1850 presenze in Serie A, oppure ha vinto il campionato del mondo, oppure invece io non ho giocato, un settore giovanile all'inizio, poi ero scarso, ripeto, l'ho smesso, e quindi sono entrato solo per meriti sportivi, per punti, avendo vinto i campionati, avendo allenato per tanti anni, sono entrato. Quindi per me era una grandissima soddisfazione. Quindi l'anno del master, perché dura un anno, sinceramente, è un investimento importante, volevo proprio godermelo come andavo. E mi sono stato lì senza allenare quell'anno lì. E in realtà è stato un anno di studio, no? Il calcio tedesco, il calcio inglese, siamo andati a vedere 5-6 squadre di Serie A. Ad un certo punto, allora, se fai la differenza col calcio inglese,
Il calcio inglese, poi vabbè, ci state allenatori, sono stati dentro, mi hanno spiegato. Loro non è come in Italia, tu devi dire, allora ragazzi, mi raccomando, oggi c'è l'allenamento, impegniamoci. No, loro entrano e vanno a 2000, cioè loro entrano, fanno allenamento e vanno a 2000. Proprio non c'è modo, c'è un'intensità, non c'è modo di fermarli. Però hanno anche altre situazioni, tipo, non so se lo sapete, guai a togliergli il giorno libero. Loro il mercoledì non si allenano. Sì, io mi ricordo che Conte quando tornò, diciamo che fu la prima cosa che disse, poi Conte è uno che martella, quindi l'aveva presa male sta cosa. Lui loro, il mercoledì lo devi lasciare libero perché vogliono il giorno settimana, poi fagli allenare 20 volte al giorno, ma il lunedì, il mercoledì lo devi lasciare. Mentre in Italia, purtroppo, e questo è da dire, ma forse l'indole di noi italiani, ogni allenamento, ogni partita, ogni situazione devi motivare i calciatori. Sempre 3 anni fa ho fatto il corso di match analysis, sono un analista di match analysis, anche solo per fare un video di 12 minuti, ci vanno 6 ore, non so se sapete, comunque c'è tutto un meccanismo al computer da fare, e tu quando fai vedere questi 12 minuti vedi degli sbadigli, e poi sono cose loro, sono errori loro, no? Però poi ce l'ha pure nell'indole il calciatore italiano. Allora, secondo me siamo indietro, non tanto per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, ma siamo indietro sull'aspetto psicologico. Che è quello più importante. Non dico che è una percentuale massima, però il 70-80% purtroppo, guarda, mi sono appena comprato sto libro, ce l'ho proprio qua. Cioè, sì. E Sì, gioco di testa. quindi voglio dire, è più la testa che i muscoli che fanno la differenza. E tra l'altro, come Roberto sa, perché io e Roberto facciamo avevamo la stessa passione in comune, avevamo un canale YouTube, facciamo i video, diciamo spesso che la testa è il limite dei giocatori che seguiamo, almeno per quanto ci riguarda, noi siamo Juventini, Sì, ho fatto è una cosa l'esempio, ho che si fatto l'esempio che percepisce. contro l'Ajax, al di là di tutto, è stato un crollo mentale poi nel secondo tempo, oltre sicuramente il fisico, sicuramente ci possono essere degli allenatori, degli errori anche di un allenatore, però la cosa che abbiamo evidenziato è che proprio quando ci sono dei limiti di testa, in campo si entra soprattutto con la testa. Io non ci credo ai cali fisici, non ci ho mai creduto, non c'ho, cioè, non, come non credo tanto nella preparazione fisica, no? Non sono un patito della preparazione fisica, io sono più un patito della preparazione mentale, mi spiego meglio. Sarà successo non so quanti milioni di volte dalla terza categoria alla Serie A, che il primo tempo la squadra non va avanti, è un disastro. Allora nell'intervallo entra l'allenatore e comincia a tirare calci lettini sulle borse. Nel secondo tempo la squadra va a 2000 all'ora. Cosa è successo a livello fisico? Niente, è cambiato a livello mentale. Ecco perché dico che il muscolo si muove sempre in base al cervello, insomma. Quindi non è un caso comunque che ci sia sempre, magari gli stessi giocatori si fanno male spesso. Quello però è. Allora, guarda, io la mia tesi a Coverciano è stata la prevenzione agli infortuni, nel senso che, scusa, la prevenzione alle squalifiche. Perché ti dico questo? Perché si spendono milioni e milioni ad alte categorie per far sì che i calciatori non si facciano male, perché così non stanno fermi. Però io ho fatto uno studio mio personale, non so, Gattuso è come se si fosse fatto 2 volte i legamenti, Materazzi è come se si fosse fatto 3 volte i legamenti con le giornate di squalifica. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, secondo me il calciatore deve pensare solo ed esclusivamente al calcio giocato, tutto il resto non c'entra niente. Sai che Giovanni mi ha fatto venire in mente una cosa, e non è un caso che siano due professionisti del settore, te come allenatore e Marelli come arbitro. Che abbiamo avuto appunto Luca Marelli, l'ex arbitro, qua ospite da noi qualche tempo fa, e ha detto che il Parma in Italia è l'unica squadra ad avere un consulente arbitrale, cioè un ex arbitro che fa proprio in qualche modo insegna ai calciatori del Parma come in qualche modo non si perde tempo con squalifiche, ammonizioni e quant'altro, appunto perché ha detto che Materazzi e Gattuso andando a sommare tutte le squalifiche farebbero due legamenti come recupero.
E ha appunto detto che il Parma ha lo score migliore, cioè ha meno ammunizioni di altri club, perché sfrutta questa figura qua. E appunto perché gli altri club che hanno molti più soldi del Parma non sono ancora arrivati a concepire una tale figura, con tutti i soldi che potrebbero investire a tal riguardo. E ti aggiungo questo, che sono dati alla mano, i numeri. Poi io dico sempre che il calcio è arte, no? Fatta dai giocatori, degli artisti, e non è una scienza esatta. Però i numeri ti possono dare una mano. Ti faccio un esempio: in Val d'Aosta nel 2000, ho scritto qua, nel 2012 ho vinto il campionato, e su 136 squadre di Serie D abbiamo vinto anche la Coppa Disciplina. Quindi squadra che vince il campionato, squadra che vince anche la Coppa Disciplina. Adesso eravamo a Teramo, le 5 giornate di campionato, 0 ammunizioni. I commenti sui giornali, scusa, posso dire cosa scrivevano? La squadra non ha le palle, neanche una ammunizione. Cioè si confonde la situazione dove tu non prendi l'ammonizione perché non mandi a stendere l'arbitro, non bisticci col pubblico, non fai casino, insomma, col compagno e con l'avversario, sì. da dire se hai le palle o no. Secondo me hai le palle se non prendi l'ammonizione, non se la prendi. D'accordo. E soprattutto non si fa distinzione magari tra quella che è l'ammonizione presa per, come hai detto te, uno che protesta, si cava la maglia e tutte le cose che non c'entrano col calcio, no. E quello che invece può essere munizione per un fallo tattico, che insomma no. Ci può stare in una condizione di pericolo, ecco. Però è un discorso calcistico che non è una mancanza di disciplina, ma è una mossa azzeccata, in qualche modo una mossa voluta per cercare di non prendere un gol in contropiede, no. Ecco. L'esempio perfetto è Romagnoli, che quest'anno non ha preso neanche un giallo per di calcio, esatto. Cioè, o proteste o per colpa della, credo che ne abbia presi 8 per proteste. Mi sembra che sia Rugani, no? Che è stato non so per quanti anni senza e quando il capitano si fa protestare, per me è una roba un po' grave, sinceramente. Per arrivare a ammonire un capitano, effettivamente l'ha fatta più grossa di quanto l'avrei fatta. No, è volata anche qualche parola, dici. No, Rugani, forse stavi dicendo, ha fatto l'anno con l'Empoli senza munizioni. Esatto, dal difensore centrale. Però passava per uno che non aveva... Un po' molle. Invece secondo me ne va il doppio. Però vabbè, dai. Paradossalmente ha fatto la sua migliore stagione all'Empoli senza cartellini gialli, che poi alla Juve con i cartellini gialli. Perché effettivamente quell'anno ha preso anche un premio come miglior difensore di qualcosa, non mi ricordo quale premio fosse. Chi è che allenava l'Empoli, Matte? Giampaolo? No. Sarri. È uguale comunque. Ci sono passati solo la squadra, ma Sarri... No, è il fatto... No, perché Matteo forse non ha letto, ma oggi ho dato... Sì, va bene, in un gruppo ho detto, mi è arrivata voce che la Juve sarebbe molto vicina a Sarri come allenatore. Per quello era la battuta, era, hai visto? Rugani tornerà ad essere il difensore. Rugani che giocava bene con Sarri. Ma sai che sia Rugani, sia Giampaolo che Sarri, loro fanno un calcio diverso da tutti gli altri allenatori Serie A. È un calcio molto difficile, e hanno bisogno dei loro giocatori. Quello sì. Perché dove gli altri allenatori guardano o la zona, guardano o la palla, loro per schierarsi in difesa guardano il compagno come prima. Il compagno, ok. Ovviamente sono cose tecnicismi che non conosco. Molto complicata, situazione molto complicata. Ad esempio il difensore che c'è al Napoli, che gioca poco, che arriva dall'Empoli, per loro è perfetto, adesso mi sfugge il nome, capite, vi dico? Tonelli, sì. È perfetto per loro, difatti era andato a Napoli, così era proprio Sarri. Sono calciato Rugani per loro, e lì ci va veramente... un giocatore molto 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 intelligente per quel tipo di calcio. Che poi tra l'altro su Sarri, appunto per questo mi ricordo che appena arrivato al Chelsea, mi pare che il giocatore fosse Drinkwater, preso lo scopo l'anno prima dai tempi di Conte praticamente, e subito gli ha detto l'intervista, appunto il primo giorno di allenamento, gli ha detto: tu per me non sei per me, perché è un giocatore che non vedeva per il suo tipo di gioco.
No, poi, se ricordo bene, di lui ci sono lamentati perché è pesante, cioè nel senso che in Inghilterra sono abituati a usare molto l'inventiva, andare forte, con intensità, quindi più vai forte e meno hai tempo di pensare. Invece sì, lui vuole calciatori pensanti. Ok, ok. Tu ci andresti in Inghilterra ad allenare? No, ho problemi con la lingua. Ah. Perché c'è stato un... uno, però non lo dicono a Coverciano, solo c'è un casino. C'è stato uno studioso in America che ha detto, che ha scoperto che noi abbiamo 7 intelligenze, di cui c'è una di queste 7 è l'intelligenza linguistica. Io sono pari a 0, proprio non riesco proprio a, anche quando vado, non riesco a imparare lingue. Mentre mi ricollega a questo, no? Per poter fare l'allenatore, devi avere l'intelligenza scientifico-matematica, che è in antitesi all'intelligenza tecnico-tattica. Ad esempio, Maradona è quello che ha l'intelligenza tecnico-tattica migliore di tutti, no? Quello che legge la situazione in campo. Però se hai uno non c'hai l'altra. Ecco spiegato perché i grandi calciatori non sono dei grandi allenatori, oppure sono al massimo dei centrocampisti. Infatti è una cosa molto curiosa. Infatti, sì, questa live qua sta diventando veramente uno spunto dopo l'altro, perché un'altra cosa che spesso mi ero in qualche modo... confermato tra me e me è che i migliori allenatori sono mediamente centrocampisti, mediamente. Penso a Ancelotti, penso a Conte, penso a Allegri. Bisogna avere l'intelligenza scientifico-matematica. Se non è c'è per questo quella... motivo qua. Eh sì, perché poi vuol dire, l'allenatore, se uno compra un libro e legge 4-4-2, no? Vuol dire, va bene, lo possono fare tutti gli allenatori. Sì, sì, chiaro. Compri l'altro libro di tecnica individuale, ti spiega come mettere l'interno piede, la punta alta, la caviglia rigida, piede portante, in direzione di tiro, e ti spiega tutto come deve essere anche il tiro. Il problema qual è poi? Ci sono le strategie durante la partita. Cioè, tu prepari una preparazione tattica all'inizio della partita, ma poi sul momento vedi che non va bene e devi cambiare. Ed è come quando andavamo a scuola, non so se vi ricordate, no? C'era quella materia che io amavo, si chiamava geometria, dove ti avevano insegnato tutte le formule, no? dei vari, del triangolo, del trapezio, ricordate? Poi dopo ti dava il problema e tu dovevi trovare la soluzione con queste formule. E la tattica è la stessa cosa. Quindi ti trovi la strategia in partita per dare una mano ai giocatori. E per questo tipo di situazioni, quanto è importante avere un vice affidabile? Un vice affidabile. Un vice allenatore. Non lo so perché non l'ho mai avuto, nel senso che sono un po' un uomo da campo, fino a quando il fisico mi regge, ho 54 anni, a me piace stare in campo con i ragazzi, lavorare in campo, ho un mio preparatore da anni, 3-4 anni, che di Vicenza è sempre con me, però il secondo sinceramente non ce l'ho. Poi mi darebbe anche fastidio da dietro che mi parla. Vabbè, sì, quello dipende da allenatore. Mi darebbe fastidio, cioè io sono molto concentrato sulla partita, riesco quasi come a mettermi un casco in testa con delle cuffie dove sono solo concentrato sul campo. Difatti ogni tanto mia moglie diceva: ma hai sentito che ti hanno insultato? No. non mi ricordo, sono talmente preso dalla partita che adesso non mi interessa. Quello, vabbè, sì, poi dipende dall'allenatore, tipo Allegri, adesso per rimanere in tema Allegri, il vice, come si chiama? Tanducci. Che è non portiere, non è portiere. Se ne dicono di tutti i colori. No, però devo dirti la verità, mi piacerebbe, però in C purtroppo no, mi piacerebbe invece un collega, un allenatore bravo che la vede come me, dalla tribuna, quindi la partita che si vede in un altro modo, poi... che sono nei 15 minuti del primo e secondo tempo, per 5 minuti fare una piccola riunione io, lui, quindi lo staff, per poi andare a parlare ai ragazzi e poi ritornare in campo. Quello che mi piacerebbe, però sinceramente il secondo solo che venga lì e che metta proprio di lì non mi serve, non mi interessa. Sì. Sul piano psicologico invece, mister, diciamo, tu sei più un allenatore che mette tra virgolette sotto a Conte, per dire, o più un allenatore sotto, gestore con Allegri? Si è andata via la voce, scusa, sotto? Diciamo sotto stress, no? Diciamo che è un po' come Conte, se vogliamo un po' dire così, o più equilibratore, gestore? No, io sono forse peggio, nel senso che, nel senso che vivo il calcio 24 su 24.
Mia moglie lo sa, e quindi quando sono a casa, perché questo è il mio secondo esonero in carriera, sono a disposizione della famiglia e tutto quanto. Se sono la squadra, io capace a quest'ora mi viene in mente un movimento sbagliato e chiamo il calciatore. Poi se non vuole più rimanere, vada via, però io sono un martello, sono un martello. Vabbè, c'era, non so se sia se l'ha confermata Guardiola stesso quando si era inventato Messi falso 9, aveva chiamato di notte, se, gli era venuta l'idea di notte e aveva chiamato Messi di notte, quindi. Ora, vuoi sapere un mio segreto? Tanto, insomma, adesso no, ma io quando alleno vado a dormire e c'ho una mia matita che, tra parentesi, porto sempre via in quei cosi che vendono, che si chiamano, non mi ricordo, quelle matite piccole, no, gialle, con un block notice me lo tengo lì. Io poi, durante, mi viene in mente qualcosa, mi sveglio, accendo la luce e scrivo. Mi capita più di una volta questa cosa qua. Ma guarda, secondo me l'allenatore, come dico io, no, non è solo nelle 2 ore di allenamento. E se volete vi racconto una cosa che è abbastanza anche simpatica e fa anche ridere. In Val d'Aosta, quando si è vinto il campionato, l'attaccante si chiama, gioca ancora, Piero Bon. Un attaccante che aveva fatto il massimo 6-7 gol, non era un giocatore d'aria. Giocato anche nella Juve, No. Primavera. No, ho No. fatto. Sì, bravo. Sì, forse sì. Me lo ricordavo un Piero Bona nella Juve Primavera, non era male. Però Era non più una seconda punta che un attaccante. faceva gol neanche se Sì, è vero, era un ottimo. Nella Primavera giocava bene come assist man. Bravo, bravo, vedi? Allora, cosa è successo? Che è iniziato il campionato e ha fatto già 3 o 4 gol, no? Dopo la terza giornata, abbiamo 0 punti. E poi a un certo punto, per 2 giornate, non abbiamo fatto gol. Porca miseria, vai a capire perché, ma è un problema fisico, tecnico, tattico. Allora, il capitano mi fa: mister, guarda che l'ha lasciato la fidanzata. Allora, cosa è successo? No, cosa è successo? Sono andato al bar dove lavorava la fidanzata. Gli ho chiesto cosa era successo lì a San Cristoforo, vicino ad Aosta. Loro si sono rimessi insieme, ha fatto 26 gol a fine anno. Madonna. Ho capito, il tattica, il movimento va benissimo. Quando la testa è a posto, lui poi ha fatto i gol e abbiamo vinto anche il campionato. Quindi possiamo dire che le donne sono allo stesso tempo la nostra rovina, come, Beh, se come lo anche la dicevi a nostra un salvezza. tifoso dell'Inter, adesso ti rispondevo in un modo, io ti rispondo in un altro. Non è il calciatore o l'allenatore con personalità, le donne sono a posto. Vabbè, diciamo che in Serie A Mihajlovic e Gattuso hanno sempre detto, hanno sempre fatto capire la loro paura nei confronti delle mogli, Sì, delle anch'io. pressioni, no, ma delle mogli sì. Però per quanto riguarda comprare un mobile o fare qualcosa in casa, la scelta di dove andare a allenare o addirittura la scelta No, di quello sì. formazione, voglio dire. Simone, volevi fare una domanda? Sì, allora, mister, innanzitutto metto la premessa, nel senso che io ti seguo assiduamente su Instagram e sui social, quindi vedo sempre che osservi le partite. Io vorrei fare una domanda che sembra un po' Sì, banale. faccio una premessa, mi faccio aiutare da una persona, cioè, mi faccio una premessa. Non sono così smanettatore come voi giovani, purtroppo, mi faccio aiutare da una persona. Dimmi, Allora, dimmi. la domanda è, lei quando vede la partita comunque non gli viene mai voglia di distrarsi o comunque rimane lì 90 minuti fisso sullo schermo ad osservare i movimenti oppure non si distrae mai? Allora, anche quando taglio una partita, che sia la mia o degli avversari, a me piace tanto il primo tempo. Cioè, il primo tempo ti dice tante situazioni, ti dice esattamente le strategie, ci sono come dice, gli schemi da fare in attiva. Invece, nel secondo tempo, tra i cambi, tra la situazione che si viene a creare in base al risultato e tante situazioni, cambia la partita, quindi non ti dà più tanti spunti. Quindi, il primo tempo sì. Se io devo vedere una partita, voglio dire, che poi devo andare a fare altro e non la guardo, devo stare lì con carta e penna, segnarmi le cose, guardare se c'è una fare in attiva importante,
che ne so, a volte io mentre ho le Sky la registro anche, così posso andare indietro, posso andare avanti, altrimenti non la guardo. Cioè, la guardo non come la guarda forse un tifoso, no? Tira più forte, tira più piano. La guardo sotto l'aspetto tecnico, tattico, che mi faccio delle idee. Poi quello che mi serve me lo tengo, quello che non mi serve lo cancello. Io sono dello stesso avviso, guardo le partite, per esempio vedere una partita nel secondo tempo secondo me non ha senso, se il primo tempo è fondamentale, cioè vedere da tifoso, ok, si segue la partita, però se vuoi guardare la partita di calcio per capire il calcio, se vuoi guardare una partita devi vedere il primo tempo, secondo, se no vedere solo il secondo non è molto riduttivo. Infatti. Io comunque nelle analisi che faccio sempre il primo tempo. Sì, perché poi alla fine, come appunto da Giovanni, si scompensa un po' tutto, quindi se uno conosce l'avversario lo conosce chiaramente come l'impostazione iniziale. Cioè. No, anche perché se stai perdendo 1-0 e voglio dire, ma e siamo al 91esimo e vengono a saltare in 9 e più il portiere, ma non è una cosa da segnarsi, perché l'incontro non è che dal primo calcio d'angolo viene il portiere a saltare, quindi vuol dire non è veritiera come situazione. No, chiaro, tempo, un risultato più equilibrato e la partita è più veritiera. Quali sono le situazioni più difficili da non dico da capire, però comunque da segnalare, da perché cosa, scusa? In generale, in una partita. Cioè, più difficile nel senso, non ho capito sulla domanda. Nel senso, l'imprevedibilità di un giocatore che fa un qualcosa che non ti saresti mai aspettato. E quello t'arrangi, e quello non puoi farci niente. No, quando guardi la partita, secondo me ci sono delle costanti. Per costanti cosa intendo? Un'azione ripetitiva per minimo 3 volte. Cioè, se per una squadra per 3 volte esegue sempre lo stesso movimento con gli stessi scambi, vuol dire che è una cosa che loro fanno sempre e te la possono fare anche nella prossima partita e la puoi rivedere. E poi ci sono le costanti singole, quelle sono le più difficili, no? Allora, io non so se quante volte avete visto adesso Messi fare l'uno contro uno, no? Che non fa altro che spostarti la palla, giusto? Tu si sposta la palla a destra, o te la sposta a sinistra, e non la prendono mai. Cioè, vuol dire, tu la puoi, è una costante, non quella di Messi che fa questa cosa qua. Tu la studi e vedi come prendere, ma te non gliela prende nessuno, quindi ci sono delle costanti che tu ci puoi lavorare, delle costanti che... Ma infatti Giovanni aveva in mente più che Messi è Messi e quindi non ha bisogno, credo, anche di altri aggettivi. Robben ha un piede solo, e è quello il piede, perché Messi sa usare anche il destro e quindi dici magari se la porta sul destro, tira col destro e ame. Robben non ha, il destro lo usa neanche per fare le scale, probabilmente va a saltella tipo... gli struzzi, però effettivamente Robben sempre col sinistro, io non ho mai visto in uno contro uno qualcuno che fermi Robben in uno contro uno, cioè, te la può... sinistra, lui va dall'altra parte, ti prega, e qui, quindi rimani a metà. Ma voi non ve lo ricordate perché siete tutti giovani, beati voi, però c'era un calciatore che io l'ho avuto come collega, lui allenava la Beretta, io allenavo i Giorissi, si chiama perché c'è ancora la Claudio Sala. Il poeta del gol, lui andava sul fondo tutte le volte, giocava a sinistra, andava, rientrava con l'interno sinistro, esterno destro e la metteva. L'avrà fatto per 20 anni, cioè, mai nessuno è riuscito a prendere, perché se gliela prendi ci fa, perché la palla è talmente attaccata ai piedi, ci sono quei giocatori che la palla non la fa scappare, hanno un dominio del pallone importantissimo. Sì. Io Sala l'ho conosciuto a un torneo a Bovisio Masciago, perché lui era il responsabile degli osservatori del Torino, quindi me lo ricordo bene, quindi lo conobbi lì, parlo del 2003, così. Sì, ci sta. Lo conobbi. Io ho una domanda, oggi vediamo tanti allenatori che soprattutto ex calciatori che finita diciamo la carriera in 1, 2, 3 anni arrivano subito a allenare una prima squadra e molte volte importante come la Serie A, e tante volte con buoni anche grandissimi risultati. Però secondo te, soprattutto dal tuo punto di vista, che hai avuto una crescita partendo
dal basso, dai bambini, probabilmente, da come mi pare di aver capito, e sei arrivato poi agli adulti. Quanto è importante questa gavetta nei settori giovanili e gli anni, diciamo, di esperienza per poi poter arrivare ad allenare una prima squadra? Allora, io ho questa mia convinzione, perché l'ho fatto io, e quindi, cioè, io sono partito con i piccolini dilettanti, con i ragazzi professionisti, poi sono andato agli adulti dilettanti, perché Val d'Aosta è la Serie B, e poi dei professionisti. Però questo è un dato di fatto, nel senso che i numeri ci dicono che io ho fatto uno studio a Coverciano, quando ero a Coverciano in quell'anno lì, tre anni fa, cioè per le parole, l'allenatore arriva nei professionisti, non ha giocato a calcio dopo 50 anni. Se l'allenatore ha giocato a calcio ad alti livelli, già dai 40 si può arrivare, quindi anticipo di 10 anni rispetto agli altri. Se vogliamo fare due conti con Sarri, è arrivato a 56 anni in Serie A, quindi vuol dire c'ho ancora due anni di tempo, no? e quindi vuol dire, per noi è molto difficile non aver giocato. Io ho questa idea qui, però sono di parte e ti dico però quello che penso. Allora, giocare a calcio è uno sport, è un lavoro. Allenare è un altro sport, è un altro lavoro. Sono due cose differenti. Giustamente Mourinho, che fa parte della mia categoria, dice il mio dentista non ha mai avuto male di denti. Mm. Nel senso che se tu hai giocato tanto a calcio, poi non è detto che devi per forza allenare. Perché sono due cose differenti. Cioè, quello che tu riesci a fare in campo... ma lo fai tu perché ce l'hai dentro, una cosa tua innata, non è detto che tu da bordo campo riesci durante gli allenamenti a trasferirle ai tuoi giocatori. Sì. Due cose differenti. Vale un po' per tutti gli sport. Questa è una cosa che si dice anche nel mio ambiente, cioè nel ballo, che non è che se uno sa ballare automaticamente un grande maestro, anzi di solito spesso è il contrario. Due cose separate. Altrimenti il maestro potrebbe non aver mai ballato ad alti livelli. Altrimenti, come dicevamo prima sulle varie intelligenze, Maradona sarebbe attualmente l'allenatore più forte al mondo, così come Ronaldo potrebbe diventarlo. Effettivamente se andiamo a vedere i grandissimi non sono mai riusciti poi. Mourinho credo che sia l'esempio. Mourinho, appunto, come diceva Giovanni, ma al di là di Mourinho parliamo di calciatori. Pelé non ha mai allenato, Platini ci ha provato e ha fallito, Maradona ha provato e ha fallito, Zidane. Ma Zidane però è centrocampista, con l'Atletico, con Real B comunque non andava bene. Zidane si è trovato una squadra comunque veramente veramente forte, lui è stato bravo a gestirla. Allora, anni fa io continuavo a fare domande, no, per fare i corsi allenatore, e mi diceva: ma dove vai? Cioè, perché allora, se io allenavo gli allievi nazionali del Torino mi davano 0,80. Calaiò, che aveva 18 anni, 17 anni, ha fatto l'esordio in Serie A di una partita, un punto aveva. Cioè, voglio dire, ma ha imparato più in una partita Calaiò o io in un anno alle Lighe Nazionali? Quindi, voglio dire, andavo a fare il corso da allenatori, mi chiedevano quanto avevo giocato. Ed era una cosa bruttissima. Poi vedevo il basket, gli allenatori alti 1,50. Cioè, scusa un attimo. Ho fatto a fare gli allenatori al basket, quindi non hanno giocato così per forza, no? Alti 1,50. Poi, meno male, l'arrivo di Arrigo Sacchi, che è diventato presidente del settore tecnico di Coverciano, e ha cambiato qualcosa. Ma qualcosa, non tantissimo, però intanto ha detto: allora, se questo allenatore è bravo e continua a allenare, è giusto che faccia anche i corsi, perché sta allenando, vuol dire che ha qualcosa. Perché adesso io non voglio vendere nulla, poi non mi devo comprare nessuno, ma se uno allena per 19 anni al Torino come sottoscritto, cambiando 6-7 presidenti, 5-6 responsabili, e rimani sempre lì, e hai un cognome normale, vuol dire che qualche qualità ce l'hai. Quindi è giusto che io potessi andare a fare i vari corsi a Coverciano. Sì, su questo son d'accordo, perché che vorrei anche intraprendere un po' la carriera di allenatore, e ho visto come funzionano i corsi, le persone che vengono ammesse ai corsi devono spesso, hanno appunto come dicevi tu, devono avere un minimo di presenze o in certe categorie, questi fattori qui. Però secondo me così si penalizza magari
l'allenatore magari che viene dalla squadra sperduta di un paese che però è molto, molto preparato, magari ha studiato tanto e magari è anche, diciamo, più pronto e ha più conoscenze di un ex calciatore che comunque, con tutto rispetto magari per la sua carriera calcistica, però da allenatore non ha ancora intrapreso le varie competenze adeguate, ecco. Io ti dico che se sei portato a fare allenatore e sei bravo, arrivi. Io non sono arrivato perché alleno in CIF, vuol dire, non è che alleno chissà dove. Però ti posso dire questo, che tutte le volte che ho fatto un corso di giovani calciatori, di base, di seconda categoria e il master, sono sempre arrivato primo. Tu arrivando primo ti dà la possibilità, ti danno 10 punti di partenza per fare poi l'altro corso. Quindi 10 punti vuol dire allenare 10 anni in categorie importanti. Allora io ti do questo consiglio. Quando se hai la possibilità di fare i vari corsi allenatori, devi sempre sapere il doppio di tutti gli altri, così devi arrivare al primo e questo ti permette di andare avanti. Questo sì, sia sì, per l'UEFA B che per l'UEFA A. UEFA B, UEFA A e anche il master. Vabbè, il master non so dire, però io ho preso il di 10 decimi alla tesi, ho preso il massimo di voti. Ok. Ah, perché su questo comunque diciamo che sono d'accordo con te per arrivare, nel senso, comunque sono uno che se dovessi intraprendere la carriera d'attore cercare sempre di, probabilmente diventerò malato, ecco, sei tutti i giorni a studiare o comunque cercare di migliorarmi, perché diciamo che il calcio è una materia che secondo me bisogna avere delle conoscenze, delle competenze infinite per conoscere davvero questo sport, perché dal punto di vista, cioè come parlavamo prima, cioè dal punto di vista mentale, poi dal punto di vista fisico, le cose coordinative, secondo me bisognerebbe anche sapere prima del calcio, sapere tutta la parte, diciamo, del corpo umano, come funziona, che secondo me viene anche a livello giovanile molto spesso viene sottovalutato. Non lo sa nessuno come l'ha sottoscritto, però ti posso garantire che la cosa più difficile di fare allenatore è sì fare i corsi, studiare, però ti dico che da parte mia non è semplice, quando non hai un passato da calciatore, entrare in uno spogliatoio di trentenni dove guadagnano 70, 100, 120 mila euro a testa e dirgli cosa fare. Ecco, lì si vede l'allenatore. Allora, lì c'è una qualità che si chiama il carisma, che non lo studi, non lo compri neanche al supermercato, ed è una cosa un po' innata. Ricordo una volta, nel 91, ricordo, il nostro direttore generale era Moggi, Luciano Moggi, eravamo in riunione in sede al Torino. A un certo punto io non l'avevo mai visto, ma dal vivo, ma solo in televisione. Quando è entrato, distinto, mi sono alzato e sono rimasto incantato con la bocca aperta. In quel momento non capivo neanche perché avevo 25 anni, perché ho fatto quello. Poi negli anni in cui ho fatto i corsi, un po' di psicologia, un po' di cose, lì è il fluido del carisma che una persona si emana e ti colpisce. Ma ti sarà di sicuro capitato quando sei a mangiare il panino con gli amici, sei al bar o sei in qualsiasi posto, passano 5-6 persone e non te ne accorgi. Poi ne passa uno, ti giri, lo guardi, così anche solo per 2 secondi, ma non capisci perché lo guardi. In quel momento capisci invece così, cioè quella cosa lì che non ce l'hanno tutti, e quella è la cosa che deve avere l'allenatore. Ok, sì, grazie. Quindi abbiamo appunto il buon Alberto che prenderà questa strada dopo questa illuminazione da parte di Giovanni. Alberto, fai subito che sulla panchina della Juventus ce ne vuole uno. Datti una mossa che c'è ancora in tempo per... Ma lui ti fa Samp, quindi forse anche nella Samp ce ne vorrebbe. No, ma io nella Samp voglio che rimanga Giampaolo. Lo dobbiamo lasciare lì, ci mettiamo le radici che speriamo che rimanga, perché... Però sembra che si stia liberando nel Genoa, preferisco rimanere qua tranquillo, prima imparare, poi se mai... Qualcuno vuole fare una domanda a Giovanni? Ha la possibilità di fare adesso.
Simone, io ho visto che avevamo parlato anche appunto i modelli stranieri. Sul modello dell'Ajax invece, che ha fatto un bel percorso in Champions. Allora, andiamo a vedere il loro vissuto. Loro per 4-5 anni non li senti, non li vedi e non capisci cosa fanno. In quei 4-5 anni costruiscono. Loro per 4-5 anni costruiscono. Adesso hanno questa covata di giocatori che di sicuro venderanno. Sono convinto che nei prossimi 4-5 anni fanno altri investimenti, comprano giocatori da tutte le parti del mondo, adesso ai 14, 15, 16 anni, ci lavorano sopra con il loro metodo ancora, e tra 4-5 anni li rivedrai di nuovo. Questa è la loro cultura, il loro modo di lavorare. Loro usano tanto nel sottogiorno gli allenatori che hanno giocato nel loro calcio, perché fanno un calcio giusto o sbagliato, ma loro dei pulcini, che ho seguito, loro dei pulcini fino a fine squadra giocano tutti allo stesso modo, hanno tutti lo stesso metodo di gioco. Se devo essere sincero, ma adesso sembrerei presuntuoso, io non sono molto di questo avviso, perché vi posso anche dire adesso, in anticipo, che i singoli calciatori che andranno via dall'Ajax non avranno lo stesso rendimento che hanno avuto giocando tutti quanti insieme. Forse perché sì, diciamo, in quel contesto si trovano in un certo modo, magari in un altro contesto sono tutti quanti da vedere. Un esempio pratico. Facciamo finta che loro per 4-5 anni hanno sempre solo giocato col 4-3-3. Sì. Okay? Io invece alleno il Teramo e siamo obbligati a giocare col 5-3-2. Quindi i movimenti dei due attaccanti saranno diversi dai movimenti da singola punta del 4-3-3 o delle tre punte. Sono completamente l'opposto. Lui come si troverà a giocare nel mio modo di giocare con i due attaccanti? Secondo me non benissimo. Ecco perché ti dico che quando vado a prendere un calciatore cerco di capire, che sono un difensore, se negli ultimi 7 anni ha giocato la difesa 3, che a me non piace, io non lo prendo. Mm-hmm. Giocare a 4 con i due centrali, giocare in un certo modo, quindi vado a cercare, più che altro, forse a volte anche un giocatore meno bravo a livello tecnico-tattico, ma più abituato al mio modo di giocare. Quindi concludo, l'Ajax, secondo me, dovrebbe giocare con tutti i sistemi di gioco, lasciare gli allenatori giocare con i sistemi di gioco che vogliono, perché così i calciatori hanno una crescita più completa. Però io non posso contestare l'Ajax, perché sembrerebbe di essere un grosso presuntuoso. Però ricordatevi che il prossimo anno i singoli calciatori che andranno a giocare nelle varie squadre non avranno la stessa resa che hanno nella loro squadra. Beh, un po' come i giocatori che stanno andando via dall'Atalanta, insomma. Sì. Sì, è vero. In qualche modo. E poi, tra l'altro, non per niente, i giocatori dell'Ajax, che sono in odore di cessione, andranno al Barcellona, che sono molto più simili, vicini, come tipologia di calcio, quello spagnolo e quello olandese. Il Barcellona gioca col 4-3-3 da sempre, quindi probabilmente De Jong si troverà molto bene. De Jong è l'unico ufficiale, ma probabilmente anche De Ligt, sono già due, si troverà molto bene in tal senso, per questo motivo qua. Soprattutto perché hanno un'età particolare, che sono ancora, insomma, giovani, hanno 20 anni, quindi voglio dire, non è che siano dei calciatori affermati, anche se a livello mediatico sembra che lo siano. Quindi in tal senso, in effetti è così. A livello difensivo mi è fatto venire in mente le frasi di Gattuso su Caldara, che inizialmente non voleva far giocare perché era troppo abituato alla difesa a 3 e li preferiva, cioè li sta preferendo, vabbè, infortunato, e li preferiva Musacchio, che non è un fenomeno, però evidentemente era già più pronto Gattuso. Sono diverse le situazioni, cioè devi difendere. Allora, se devi giocare, allora perché non gioca più Cuadrado? Scusa, Cutrone. Perché non gioca? Perché lui per giocare lo 4-3-3 sono due prime punte e una deve stare fuori. Per esempio, io sono di questa idea qui, poi ognuno, ogni allenatore, insomma, è padrone. Io quando ho giocato a Librai cerco di fare un sistema di gioco per far giocare gli 11 Librai. Ascolta, poi vai, tu sei abbastanza social, diciamo. Ti sta capi social.
Sì, mi aiutano. Ti sarà capitato di leggere commenti di finti allenatori che non hanno mai dato neanche un'indicazione stradale a qualcuno. C'è qualcosa che il tifoso medio, diciamo, non riesce proprio a capire del lavoro dell'allenatore? Mi ripeti la domanda? C'è qualcosa che un tifoso medio, diciamo, non riesce a capire del lavoro dell'allenatore? Allora, secondo me il lavoro dell'allenatore a volte non lo capisco neanche io quando guardo le partite. Cioè, cerco di capire durante una partita in settimana dove l'allenatore ha lavorato. A volte non si riesce a capire, no? A me dà fastidio solo i commenti in generale. Hai giocato bene, hai giocato male. Ma quali sono i parametri? Ma chi è il giudice che dice se una squadra ha giocato bene o ha giocato male? Quali sono i parametri cioè, perché questi hanno giocato bene o questi hanno giocato male? Cioè, ha giocato bene 1-0 o hanno giocato male perché hanno perso 1-0? Cioè, io non capisco questa situazione qua del calcio in generale, ma proprio anche delle persone che parlano in televisione, no? Cioè, quando è che una squadra gioca bene? Cioè, non so. Se questa situazione arriva a 7, bene. Cioè, che valore si dà per giocare bene? Cioè, quali sono i parametri? Io questo non ho mai capito del calcio. No? Mister, guarda, ti faccio l'esempio io di una cosa che ho detto, io sono perfettamente in linea con te, che ho detto quest'anno, seguendo la Juve, spesso trovandomi in disaccordo proprio con queste leggende del non gioco, Parlavamo ad esempio di Juventus, Empoli Juventus è finita 2-1 per la Juve col gol di Ronaldo da fuori. Quella partita lì, secondo me, fu una partita della Juve giocata benissimo, con l'Empoli che fece un tiro in porta in tutta la partita, la Juve che a livello tattico e fisico li ha annichiliti. La Juve fece, credo, 25 tiri in porta e finì 2-1 e fu criticata per il bel gioco. 2-3 settimane dopo andò a Firenze, giocò con la Fiorentina secondo me fece una grandissima partita, creando praticamente 8 tiri in porta a testa. La Fiorentina ha preso un palo, salvataggi vicino alla porta eccetera, però il risultato, la Juve ha vinto 3-0 e tutti erano in estasi per come aveva vinto 3-0. Quindi io credo che alla fine il parametro sia il risultato. Se vedono una squadra che vince largamente pensano che la partita sia stata dominata col bel gioco, quando a mio avviso non è la stessa cosa, anzi. Può anche, Robby, scusa se interrompo, la finale di Coppa Italia, l'Atalanta-Lazio, risultato 2-0. Se guardiamo al risultato, sembra una partita, sì, vinta dalla Lazio con merito. Però effettivamente la Lazio ha giocato solo la Lazio. Cioè, l'Atalanta non ha mai quasi fatto niente, se nel primo tempo ha beccato un palo. Quindi in realtà, se guardiamo poi le occasioni e il dominio della Lazio, uno potrebbe dire, beh, ci stava anche un 3-0, cioè comunque la Lazio ha giocato lungo in largo. Te dicevi appunto l'Empoli 2-1, sembra quasi che abbiamo vinto, insomma, all'ultimo, a fatica in realtà. Oppure io mi ricordo la partita di San Siro col Milan. La Juve ha fatto il 70% di possesso palla, il Milan non è mai entrato in area di rigore, la Juve l'ha fatto girare il pallone in una maniera velocissima, non hanno capito nulla, è finito 2-0 col secondo gol di Ronaldo all'88esimo, cos'era? Ma la Juve ha giocato male, non è vero che ha giocato male, come fai a dire che ha giocato male? Come fai a dire se uno gioca bene o uno gioca male? Io posso giocare bene tatticamente perché sono perfetto tatticamente e qualcun altro magari può essere più veloce di me, però il parametro del giocare bene e giocare male non l'ho mai capito quale sia. Ripeto, la mia opinione è che credo che sia dovuto al risultato, perché è l'unica cosa che mi sento di dire è questa. Cioè, il tifoso vede il risultato, in base a quello giudica il gioco. Come, cioè, sento parlare ad esempio di Tottenham che gioca bene. Io ho visto la partita della semifinale di ritorno, gli ultimi minuti erano palla lunga a cercare Llorente, basta. Quindi, cioè, per carità, a me va bene tutto. Io credo che l'allenatore debba soprattutto arrivare al risultato. Io vi dico invece che dipende da cosa ha preparato l'allenatore con la squadra. Cioè, ha giocato bene quando la squadra rispetta le direttive dell'allenatore. Lì vuol dire che giocare bene. Sì. Secondo me, se il Tottenham in quel momento voleva giocarla così, saltando il centrocampo, perché hanno più qualità di restare, io so, mi ricordo anche di una partita, è l'affare deve andare lì. E questo gli ha prodotto la vittoria. Non mi ha avuto ragione, il Tottenham ha avuto ragione. Cioè, non so come dire. Cioè, la giocata, non dobbiamo dire che la squadra gioca bene quando gioca solo corto.
Oppure la squadra dietro fa circolazione da palla dietro, non ti venga a aggredire per il 70% di possesso palla. Grazie, non ti venga a aggredire, aspetta la metà campo. Quindi vuol dire, sono tutti dati un po' così, no? Un po' campati per aria. Secondo me invece giocare bene vuol dire quando la squadra applica esattamente quello che si è preparato in settimana e poi si è vinto la partita. Perché si è preparato una cosa e questo ti ha prodotto anche la sconfitta. Che hai fatto male, quindi hai fatto male. Quindi io quando vado in sala stampa tutte le volte mi sento dire oggi mi sembra la squadra non ci è piaciuta, invece la squadra ha fatto esattamente quello che abbiamo preparato e la squadra ha fatto benissimo e ho vinto anche 1-0, gli ho fatto un tiro in porta, ma gli altri erano troppo forti e abbiamo ottenuto il massimo, quindi secondo me abbiamo fatto benissimo. Però allora lì devi fare la scenetta in sala stampa e dire no vabbè, ma alcuni non erano in condizione e dici cavolate, ma invece non è vero. E ci bisognerebbe dire poi non capite niente e bisognerebbe spararla un po' come Kolarov a volte. I tifosi però devono pensare a fare i tifosi. Guarda, allora posso dirti una cosa, la prima cosa che ho detto a mio figlio quando ho visto Allegri litigare con Adani, ho detto per me va via dalla Juve. Su quel momento ho detto per me va via dalla Juve. Perché poi veramente quando te le tirano e sblocchi così, è perché non ne puoi più, secondo me devi cambiare aria. Difatti è successo questo. Io l'ho detto subito, l'ho detto, lui andava via. Perché se sapeva di rimanere non avrebbe fatto quella cosa di quel giorno di su Skype. Può essere, sì, sicuramente. È una chiave di lettura che molti hanno sospettato. Sì, comunque il nervosismo finale ha un po'... però poi alla fine è andato così e alla fine... Vedremo cosa sarà del futuro della squadra che io e Roberto tifiamo. Poi qualcuno potrebbe anche festeggiare, ma nel nostro caso non tanto. Anche perché personalmente ho una grande stima di Allegri, mi è sempre piaciuto, mi piace anche il suo modo di intendere il calcio, sinceramente. Appunto perché ultimamente sta facendo un po' confusione anche, come dicevi prima, e cioè bel gioco, insomma, ma non gioco, bel gioco solo perché si gioca corto, quando magari ci sono altre soluzioni che non vengono prese come belle solo per un discorso puramente soggettivo, quando in realtà non è che il bel gioco sia corto e fare un gioco diverso dal gioco corto sia invece brutto. Cioè, bisogna un po' distinguere quello che è efficace da quello che è bello esteticamente parlando. Diciamo che in qualche modo il tifoso può dire mi piace o non mi piace, l'allenatore sa se è efficace o meno in base a quelle che sono le sue direttive e l'applicazione di queste. Quella è un po' la differenza. E a livello di, come si dice, risposta alla stampa, chi è che ti piace di più come allenatore? Scusa, mi ha detto la voce. L'allenatore che risponde alla stampa, qual è quello che ti piace di più? Fino a 3 mesi fa Gattuso, adesso un po' di meno, lo vedo un po' in difficoltà. Vabbè, io ho tutte le interviste di Mourinho, che secondo me è stato... Cioè, è bellissimo, se te vai su e clicchi intervisti di Mourinho, no, qualcosa di... Sì, ma Mourinho è un genio in quel senso. Nel senso che è il numero uno, poi... Ha fatto scuola. Però, guarda, è una cosa che c'è lì dentro, non ha fine niente, lui è un genio perché come tutte le persone intelligenti, come lo è anche Allegri, ha sempre la battuta pronta e ha sempre... E quando queste cose qua si chiama intelligente. C'è un po' di il senso dell'umorismo e anche quella sana dose di perculare. Dai, ma sì, devi prendere in giro senza che te la smorti. Bravo. Quello è. Si vede, se uno è più attento, vede che prende in giro senza darlo troppo... Sono andato, invece, come allenatore sul campo, adesso l'allenatore del Sassuolo, secondo me, mi ha impressionato, ma non solo perché lo dicono i giornali, lo dicono tutti. Io lo seguo dai tempi del Foggia, mister. Sono andato a vedere Torino Sassuolo, sono andato un'ora e mezza prima allo stadio, mi sono fatto dare i biglietti proprio vicino alla... Sì, no, mi sono fatto dare perché uno che allena 19 anni al Torino non paga. Allora mi sono fatto dare i biglietti proprio dietro la panchina, volevo notare tutti i suoi movimenti, i suoi spostamenti, le sue cose. Beh, lo dico la verità, dal riscaldamento che era programmato, proprio fatto bene, sembrava un orologio, fino alla fine della partita lui è un allenatore bravo. Adesso posso dire che è un allenatore bravo. Poi è molto giovane, quindi ha modo di crescere. Sì, ma lui era allenatore anche a 5 anni, perché secondo me lui non è un allenatore costruito come forse posso esserlo io,
ma lui si è già nato, secondo me lui è proprio istinto dentro, lui ha del talento nel fare l'allenatore. Ah, ok, ok. Quel talento naturale, insomma. Sì. Di De Zerbi a me piace molto come è riuscito a nascondere l'efficacia della prima punta nel Sassuolo. Infatti nel Sassuolo segnano tutti praticamente. Sì, allora io l'ho visto sempre, l'ho seguito già quando era al Foggia, quando era al Benevento, ma l'ho seguito già, già parecchie volte. L'unica cosa che voglio dire è che poi sarà completo quando vincerà qualcosa, non è solo mai vinto. Forse cura troppo poco la fase difensiva, però forse questa è l'unica sua pecca, o no? Capito, però anche Zema la curava poco, ma qualche campionato in B l'ha vinto. Lui invece non ha proprio vinto neanche la C a Foggi l'anno dopo, invece l'ha vinto. Quindi, se voglio trovargli un neo, devi iniziare a vincere qualcosa. Sì. Poi, vabbè, in questi tempi, con questi cambi di allenatore, basta trovare la squadra giusta e sei a posto. Sì, in che senso? Pure? Che magari gli capita la panchina adatta a lui nel momento giusto, nel momento giusto, e quindi può anche esplodere anche lui. Sì, no, ma già adesso le in Serie A, vuol dire il massimo ti esplode di così. No, proprio quello che volevo dire, no? Che poi che alleni in B, che alleni in C, okay. Però alla fine devi portare a casa un calciatore di vincere qualcosa. Zeman sì, non curava, però alla fine ha vinto Pescara, ha vinto Foggia, ha vinto i campionati, li ha vinti, ma non dico di vincere la Serie A, lo scudetto, no, vince la C, vince la B, cioè, perché poi alla fine conta anche, è importante allenatore vincere i campionati. Sì. Come è importante vincere i campionati per i calciatori, eh? Io so di alcuni direttori sportivi, altri livelli, fanno così, fanno, ah no, questo qui ha vinto, ah questo ha vinto tre campionati, sì, quindi... No, questo è successo due volte, no, questo no, lo cancella. Valuta il calciatore anche in questo modo. Ah, vabbè sì, esperienza, la testa. Mentalità che comunque ti crei vincendo può essere importante. Esatto. Non è sempre importante, magari non è per niente importante in certi giocatori, però diciamo che in genere quando devo fare uno scouting su larga scala, quello aiuta. Per fare un po' di esempio, un calciatore in C, che gioca a Teramo o che gioca a Renate, sono due società diverse, sono due campi diversi. A Teramo hai 3-4 mila persone che ogni errore ti massacrano, a Renate hai 300-400 persone che ti applaudono anche se quando perdi, cioè. Quindi anche se danno un calciatore, c'è quello che deve andare a giocare a Teramo e quello che deve andare a giocare a Renate. È un po' come quando si parla dei giocatori di Serie A, che si dice dalla provincia prenderli in una grande squadra, bisogna vedere come fanno il grande salto. Ma anche gli allenatori è quella che... Sì, certo. Un conto allenare a Teramo, un conto allenare a Renate. Che era la frase più usata per Gasperini ultimamente. Vabbè, però voglio dire, squadra grande, squadra piccola, lui è dimostrato di essere bravo. Dai. Sì. Abbiamo fatto parecchi derby contro, tra parentesi, lui allenava lì la Giulia, lì il Torino, solo che lui allena decisamente possibile. Gasperini ha portato poi, è arrivato fino a vincere il Viareggio con la primavera della Juve poi. Sì. Tra l'altro, tornando al discorso di prima, prendendo quella squadra con i giovanissimi, portandola con gli allievi in poi. Erano gli 81, mi sembra. Sì, poi lanciando giocatori che poi Chiarenza poi ha ancora potenziato ancora di più, però molti li aveva lanciati appunto Gasperini, mi viene in mente Chiumento, Luci, sì. Che poi per 3-4 anni hanno dominato a livello primavera. Cioè lui è andato a Crotone, no? Ha vinto la C a Crotone, se non sbaglio. Sì. La C a Crotone ha vinto. Comunque impressionante come Roberto sappia anche cose che non ricordava neanche della loro esistenza. Questo è perché Roberto chiaramente come età è più vicino a Giovanni. Quindi... Vabbè, io mi ricordo quel Viareggio lì che ha vinto Gasperini. L'ha vinto in finale con lo Slavia Praga, ha segnato Chiamento all'89esimo dopo che il Paul Oliveira aveva sbagliato un rigore. Che quando avevo visto quell'errore lì ho detto basta, è andata. Poi dopo ha segnato Chiamento.
Guarda, io delle storie degli altri non mi ricordo niente, io mi ricordo solo le mie vittorie e le sconfitte le ho anche cancellate. Quindi... Ecco, allora domanda, qual è la vittoria che ricordi con più piacere, magari di un torneo o di un campionato, qualcosa no, di... L'anno scorso a Teramo, dai, eravamo spacciati con la Reggiana, dopo il primo tempo eravamo ultimi, retrocessi, alla fine della partita ci siamo salvati e non abbiamo fatto neanche i play-out, quindi voglio dire, in 45 minuti è cambiata, no, la mia vita no, perché... La stagione. No, è cambiata la mia carriera, è cambiato tutto, perché se l'anno scorso retrocedevi, quest'anno già partivi dalla D oppure eri a casa, invece vincendo lì, salvando la squadra, hai avuto il rinnovo, sei andato avanti... Poi ti hanno mandato via, intanto quest'anno a terra, insomma. Sì, che tra l'altro, tornando al discorso di prima dell'allenare tanto, devi avere vantaggi rispetto a uno che ha giocato tanto, mi viene in mente anche la difficoltà dei campionati di Serie D e Serie C, che la gente sottovaluta, ma vincere un campionato di Serie C e venire in B vuol dire arrivare primo, perché anche vincere poi i playoff è difficile. La Serie D pure, devi vincere il campionato, quindi stiamo parlando di campionati dove è facile scendere ed è difficile salire. Quindi... No, ma la cosa buffa è che almeno in C ti danno la possibilità, no, di fare i playoff e passa uno o due, non quest'anno due. In D fai i playoff e non servono a niente, forse ti ripescano, quindi ancora peggio, vuol dire. In D ancora peggio, vinci la prima e basta. Tu vinci squadra e la prima e non è semplicissimo. Non è semplice. Vedi il Mantova che è rimasto al posto. È passato il Como, quindi non è una cosa semplice. Beh, io abito vicino a Caronno Pertusella, ci gioca la Caronnese, che è una squadra che è 3 anni che è lì e non riesce a salire pur... Ma vogliono salire? Ma non lo so questo. No, la mia è anche quello da chiederci, chiaramente. Perché poi sai, tra la D e la C c'è un mare, io ti dico sì, che sì. Quest'anno io ho fatto amichevoli, allora... Ho fatto amichevoli con la D ed erano partite improponibili. Poi abbiamo giocato col Benevento, abbiamo fatto 0-0, 1-1, scusa. Poi abbiamo perso 2-1 solo col Pescara. Quindi tra noi e la B c'è differenza, ma te la giochi fino alla fine. Ma sotto tra la C e la D c'è proprio un mare, cioè poi cambia il mondo, cambia. Sia come organizzazione, come struttura, come campo, come calciatore. Anche tutto. Perché devi rifare tutto, eh. No, a Caronno di sicuro non potrai giocare, di sicuro, perché io ho giocato 2 o 3 volte, sono venuto a giocare lì, ma c'è solo la tribuna di fronte, dietro le panchine non c'è niente. Sì, sì, è vero, è vero. Io ho l'esempio dell'Albisola, che abito vicino all'Albisola e loro vanno a giocare tutte le volte a Chiavari, che sono tipo 120 km di distanza, perché non hanno lo stadio, che l'Albisola 3 anni fa era in promozione, adesso ha fatto la C. Ma Renati va a giocare a Media, non gioca a Renati, non c'è il campo. E anche il Gozzano gioca a Vercelli. Gioca a Vercelli. Sì, il prossimo anno però sembra che vadano sempre. Sì. Sembra, forse. Mister, una domanda. Sì. Qual è il giocatore che è più forte che hai allenato, anche magari nelle giovanili, che poi è diventato? Allora, il più forte che ho allenato è diventato poco. Perché il più forte con l'allenato è Martinelli Daniele, difensore centrale, ha giocato sì, nel Torino, a Vicenza, in lì per anni, Trapani, però era un calciatore straordinario. Quell'anno lì che ho fatto gli allievi con i due giocatori, Quagliarella e Calaiocchi, era il giocatore quello da Champions League, da giocatore fantastico, era Calaiocchi, però se vai a guardare Quagliarella... e ha fatto il giocatore importante, Calaiò un po' di meno. Quindi voglio dire, non è detto che quando alleni i giovani e pensi che quello poi ci sono tante situazioni, tante cose. No? Tante dinamiche da tener conto. Un abisso è essere una promessa e poi diventare veramente un calciatore. Ma poi basta vedere anche cioè, le carriere dei giocatori, io posso pensare anche per motivi disparati, posso pensare a un Cassano confrontato con un giocatore sicuramente meno forte che ha vinto di più e ha fatto una carriera migliore, perché alla fine conta la testa, contano le situazioni, le scelte, la lucidità delle scelte. Cassano è uno che se guardiamo solo il potenziale mai espresso, secondo me ho espresso solo in parte, avrebbe meritato sicuramente una carriera insomma,
a livelli ben più alti, invece non l'ha avuta. Io dico sempre che le squadre in Serie A sono totti, sono totti, cioè se devono giocare tutti quelli che meritano non ci basterebbero le squadre. Quindi, infatti, alla fine... meno male che c'è anche questa selezione. Beh, comunque a livello giovanile, io mi ricordo la Juve, la prima Juve di Chiarenza a livello primavera, visto che parlavamo prima del Viareggio di Gasperini. L'anno dopo la Juve aveva un tridente che era il più forte probabilmente di tutta la primavera italiana, ed era Chiumento, Benjamin e Conco. Dei tre il più scarso era Conco, che sembrava quello che faceva da gregario agli altri due. Conco ha giocato in Serie A ad ottimi livelli, sì, ma dove Chiumento e Benjamin si sono persi. Dove ha giocato? Dove ha giocato? Conco nella Lazio. Ma in che ruolo? Esterno. Terzino, sì. Basso? Sì. Più alto? No, è vero, è vero. Cambiato ruolo, l'ha cambiato. È un po' come Spinazzola, che in primavera giocava seconda punta e adesso gioca terzino. Alto, sinistro, sì. Tanti sono le tre. Beh, anche Abate era un esterno alto e poi terzino ha fatto la carriera. Beh, sapete che anche Del Grosso era un trequartista. Sì, ma anche Grosso, De Ceglie. De Ceglie giocava praticamente seconda punta in primavera. Sono quelle partite degli allenatori che a volte ti vanno bene. Poi l'anno dopo lo rifai e non becchi un canale. Anche, anche Pirlo in effetti è iniziato è molto contatto. Pirlo poi alla fine ha fatto una carriera da regista ritratti, insomma, in qualche modo. Ma comunque sono casi, insomma, ci sta anche qua la bravura dell'allenatore che lo piazza in un modo. Ad esempio mi viene in mente Henry, che con Ancelotti alla Juve giocava esterno alto e faceva fatica e perdeva il posto con Zambrotta. È andato all'Arsenal, l'hanno messo è diventato uno dei migliori al mondo. Sì. Quindi sì, no, tutto vuol dire... I casi poi, ogni situazione cominciano prima e a sé. Non c'è una risposta, una chiave di lettura per tutte le cose. No, devi avere anche fortuna, tipo Buffon che giocava in attacco, si fa male il portiere nelle giovanili, va in porta lui e diventa Buffon. Altrimenti... Sono quei casi... sì, si chiama così, fortuiti in qualche modo. Ma il calcio è bello anche perché è questo, è imprevedibile. Episodico. Sì, come la Champions League per la Juventus. tanto, non è molto episodico. Nel senso no, è l'episodico positivo, vincerla, cioè su tot volte non la vinci una, due. Vabbè, e allora, altre domande avete? Altrimenti, insomma, siamo già a 1:40 di live, sì. Che è un numero enorme, diciamo, visto che siamo sempre sull'ora e mezza, mediamente, per non disturbare oltremodo i nostri ospiti. Quindi se qualcuno ha le ultime domandine, altrimenti... L'ultima per chiudere, anche se hai già risposto a metà prima, cosa consiglia a un ragazzo che vuole fare l'allenatore? In c'è caso un altro lavoro, no? ti posso garantire che non è un bellissimo lavoro. Sono più le negatività che subisci che le gioie. Poi dipende il carattere che hai. Ti faccio un esempio. Quando Conte dice che per lui la sconfitta è un dolore, no? Io lo capisco. A me, io ho un dolore anch'io all'interno del corpo ogni volta che perdo. E ci sono delle notti che sono insonne. Invece poi ti capi di vincere. E quando vinci, il mio carattere non riesco a gioire, perché dopo 5 minuti dico: caspita, domenica mi manca quello di squalificato, porca miseria, giocano contro quelli, giocano a tre, e sono già preoccupato, tra virgolette, per la prossima. Quindi non ti godi nulla di questo mestiere. Cos'è che ti porta avanti? La passione del campo, dei calciatori e di tutto quanto. Però sappi che tutte le volte che le cose andranno benissimo non avrai nessun merito. E tutte le volte che le cose andranno malissimo la colpa è tutta tua. Ecco, ricordati che tutte le volte che tu inizi una stagione sono tutti i tuoi amici. Appena c'è un risultato negativo, tutte quelle persone che tu hai avuto solo un quarto d'ora prima della partita vicino spariscono, non vedi più nessuno e rimani un uomo solo. Cioè, tu devi circondarti, come ho fatto io, di una bella famiglia, di star bene con loro, perché poi lì è il rifugio dove devi andare quando gli altri fanno schifo, perché poi ne vinci altre tre e quello che non hai visto tre settimane prima te lo ritrovi che di nuovo tuo amico ti vuole di nuovo fidati. E lì non puoi neanche dargli un calcio nel culo, perché
non si può, e poi finta anche andare a mangiare pizza con lui. Però ti garantisco, se io dovessi, se mio figlio ha iniziato anche lui a allenare, allenati con il Torino, però non è proprio una gioia per me. Se potessi, gli cambierei, gli farei cambiare idea. Perché ti dico, non è una, non so come dirti, cioè, è una cosa bellissima per te stesso, però sappi che saranno più le delusioni che avrai dalle persone che altro. Ti dico l'ultima cosa, avevo 24 anni, sono entrato al Torino, c'era un responsabile, si chiamava l'avvocato Cozzolino, ho 83 anni. Mi ricordo che dopo un mese all'interno della segreteria del Filadelfia, ha detto Filadelfia, mi ha detto: tu non farai una grossa carriera, anche se sei nato allenatore, perché sei troppo sensibile. Quindi anche la componente, sì, caratteriale, emotiva, ha un peso rilevante. Cioè l'allenatore deve scivolare tutto addosso. Bravo, non sì. Non è semplice. Sì, ma questo è un po' in tanti mestieri delicati come quello dell'allenatore, quindi quando hai responsabilità, quando, come hai detto prima, quando ti prendi tutti i demeriti ma non ti riconoscono mai i meriti, è così, cioè, o è, devi avere un carattere di ferro, quindi lasciarti scivolare addosso tutto. Poi, mi rivedo molto in queste cose comunque, perché veramente io credo che sia una cosa comune di chi prova a insegnare sport in generale, perché qua io vivo più o meno la stessa situazione. Quando le cose vanno bene, che le gare vanno bene, il merito è della coppia. Quando le cose vanno male, il demerito del maestro, sempre. Quindi... Sì, però sai cos'è la differenza? Che quando fai l'allenatore, mi allaccio alla domanda di prima, no? Poi alla fine fai l'allenatore, io parlo di Teramo perché è l'ultima esperienza, fai l'allenatore in un posto dove una persona mette dai 2-3 milioni. Sì, c'è una città di 50-60 mila abitanti che tifa per quella squadra lì. Hai a che fare con 25-26 ragazzi, la maggior parte hanno famiglia. Quindi la responsabilità è altissima, ed è tantissimo lo stress e la pressione che hai. È normale che poi ti rifugi sempre sul lavoro, quindi lavori tantissimo, hai la tua famiglia, e allora tutto il resto non conta. Però sappi che più di una volta a me è successo, non tutti, è successo di partire da casa e di andare fino al pensionato del Torino, perché c'era il ragazzino che aveva la febbre, gli portavo la tachipirina, no? La supposta, perché non, era fuori di casa, era siciliano, calabrese, era veneto, ero qui a Torino. Poi a distanza di 2-3 anni tu li incrociavi per i campi, che non so, io con gli allievi andavo a giocare con la prima squadra, lui giocava lì e non si salutava nemmeno. Cioè non parlo solo di delusioni di vincere o di perdere, ma proprio delusioni sul lato umano su alcuni calciatori. Mentre che ne so, Quagliarella, io alleno il Val d'Aosta in C, che avevamo vinto il campionato, vado a fare l'amichevole a Vinovo contro, c'era Conte in panchina, c'era Quagliarella che giocava e mi ha preso in braccio, mi ha sbattuto a destra, cioè, mi ha abbracciato. Quindi trovi la persona, oppure io al Feral Pisalo giochiamo contro la Sampdoria e vinciamo anche 2-0 in amichevole, ricordo, allora nel ritiro, e lui bussa e mi porta la maglia, o portagli la tua figlia, ma cioè, sono quei segnali che ti fanno tanto piacere, no? Poi sono anche i segnali che se fanno così piacere proprio perché sono episodi troppo limitati, troppo pochi. Sì. Ma sono quelli, le cose belle sono sempre poche rispetto alla vastità dello schifo. Oggi ho ricevuto un messaggio dal capo ultras della curva del Teramo che mi ringraziava anche per il lavoro che ho svolto e per la mia serietà. E questa è una cosa bellissima. Io questo messaggio me lo terrò su WhatsApp per tutta la vita. Però ti ripeto, non sono tante le cose belle quando uno fa l'allenatore, devi avere tantissima passione, perché i momenti in cui vuoi mollare tutti ti verranno, ci sono. Quindi dopo questa risposta Alberto vuole già fare un altro lavoro. No, dai, alla fine come diceva pure Giovanni, la passione muove le acque a prescindere dalle difficoltà, e questo è l'importante. Ma questo è un insegnamento di vita importante per tutti coloro che vanno a fare un lavoro in cui, insomma, le responsabilità, insomma, sono di livello, ecco, diciamo così. Allora, prima di salutare per bene Giovanni, ringrazio chi ci ha seguito
Tra l'altro Marco Principe, che è appunto una delle persone che sta seguendo, che è un mio fan, tra l'altro, dice che Teramo ti ricorda con piacere. Quindi, insomma, grazie. Quindi diciamo, ecco, quindi, cosa fa piacere. Allora, ringrazio quindi chi ci ha seguito, ringrazio anche i miei colleghi da appunto Alberto, Antonio, vabbè, Mondo chiaramente, Roberto e Simone, e ovviamente ringrazio di cuore veramente Giovanni, che ci ha deliziato e ci ha insegnato molte cose, è stato molto interessante anche per chi come me non vuole fare questo mestiere, ma anche sicuramente per chi lo vuole fare come il nostro Alberto. Quindi grazie Giovanni per la... Grazie a voi e buonanotte. Buonanotte, quando vuoi Mondo puoi tranquillamente andare offline. Ok.